Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Fano TV che ci stanno guardando da casa. Finalmente è scoccato il 31 gennaio ed è partita la seconda domenica di carnevale. Come vedete alle mie spalle siamo davanti al Winks Village. Lo aspettavamo tutti, finalmente le famosissime fatine, le più famose del mondo, sono qua al carnevale di Fano e vediamo subito bambine che sono in tema. Credo che sei vestita da Flora? Sì. Come ti chiami? Giada. Facci un bel giro, fatti vedere le ali, facci vedere le ali. Lei è Flora, che è la fata della natura. E invece qua sono, vieni pure, sono in vendita, perché proprio qua dietro le ali delle Winks, ci fai un giro, ecco qua, le ali delle Winks, che subito lei naturalmente se le ha accaparrate perché non si poteva perdere. Allora, come ti chiami? Rachele, allora io ho visto che avevi prima anche un prendisetto particolare, è vero? Ce lo apri, ce lo fai vedere? Ecco qua, noi saremo pronti oggi pomeriggio a prendere tutte le caramelle, perché questo è il prendisetto ufficiale di quest'anno targato Winks. E naturalmente Rachele non poteva mancare, non poteva non prenderlo. Allora, io ho studiato parecchio per le Winks, però non sono molto afferrato nel tema. Allora io ti chiedo un aiuto, perché io non me le ricordo tutte. Allora, sono in tante, tra l'altro sono partite poco fa dalla piazza, ci stanno raggiungendo qua in sfilata, poi avremo modo anche di farvele vedere a voi telespettatori che ci state seguendo comodamente dal divano. Allora Rachele, io mi ricordo solo che Bloom è la Winks principale, che è un po', si potrebbe dire, il capo, è vero? Poi ci sono altre, bisogna che me le ricordi, perché io non mi ricordo i nomi. Flora, Aisha, Tecna, Stella e Musa. Le sa tutte, veramente le sa tutte, complimenti Rachele, complimenti, veramente le sai tutte. Allora, buon carnevale e viva le Winks, perché qua dietro, come vedete, andiamo a vedere, perché sono proprio in questo momento, si stanno distribuendo le ali Winks. E siamo, ecco qua, al bancone, ci sono tantissima luce che aspettano solo di essere messe dalle nostre piccole protagoniste. Ecco, allora, Sonia Mariotti dell'ente carnevalesca. È cominciata un po' questa distribuzione di ali Winks. Sì, ciao a tutti, sì, molti bambini e bambine con i genitori stanno venendo ad acquistare queste ali delle Winks, di cui una parte del ricavato va ad un'associazione, la Bottega della Speranza di Loreto a Recanati giù. Questo naturalmente fa parte della charity di Rainbow Studios. Ecco, allora noi ringraziamo Sonia Mariotti, buon lavoro, perché qui stanno correndo tante bambine che vogliono accaparrarsi le ali Winks, e noi cerchiamo piano piano, perché qui come sempre in Viale Gramsci c'è sempre tantissima gente, cerchiamo piano piano, ringrazio il cameraman che sta facendo dei numeri importanti. Ecco, ci avviciniamo piano piano alla sfilata, perché partirà la sfilata. Come domenica scorsa ci saranno tantissimi bambini, soprattutto tante scuole che sono prontissime, anche scuole nuove, e cercheremo di presentarvele piano piano insieme. Ecco, allora io mentre ci avviciniamo alla sfilata mi permetto di dire anche due parole su quelle che sono le Winks, perché noi abbiamo parlato di Winks, magari non tutti i nostri telespettatori le conoscono. Ecco, appunto stiamo parlando delle creature di Rainbow Studios, che è uno studio che è proprio sede a Loreto, quindi sono marchigiani d'oca, e soprattutto stanno esportando il Made in Italy un po' in tutto il mondo, perché pensate che il cartone Winks è stato esportato in 150 paesi in tutto il mondo, non è cosa da poco. Iginio Straffi, che è un po' il patron delle Winks, ha deciso e ha scelto il carnevale di Fano per questo connubio tra carnevale dei bambini e soprattutto le famosissime fatine, che tra l'altro arriveranno, sembra, in descrizioni ci hanno detto che arriveranno in macchina. Sono delle Winks che loro solitamente sono abituate a volare, ma qua al carnevale saliranno in una macchina scoperta, poi avremo modo naturalmente di presentarvele. Io ho studiato un pochettino i nomi, vediamo se riuscirò a riconoscere, ma sicuramente le bambine da casa la riconosceranno, soprattutto le bambine che non hanno voluto mancare in questo Viale Gramsci gremitissimo. Ecco, allora ci avviciniamo ancora, perché sta per partire la sfilata. Un'altra curiosità, visto che oggi la diretta dei bambini è un po' dedicata alle Winks, da dove deriva il nome Winks? Deriva appunto da Winks, che significa ali in inglese, e poi è stata inserita appunto la X a ricordare proprio il simbolo delle ali, che sono anche un po' il simbolo di questo carnevale, le ali che vengono vendute ai nostri bambini che stanno correndo. Si fa anche beneficenza, anche con il prendigetto targato Winks, insomma una giornata veramente importante, direi anche memorabile per il carnevale di Fano, perché un connubio con una casa così importante come Rainbow Studios. Ecco, allora
A me piace, mentre sto dicendo tantissime cose, intervistare e far vedere anche un po' di bambini che sono un pochettino timidi, ma almeno facciamo vedere l'inquadratura di questo sceriffo indiani che sono pronti a sbarcare al carnevale di Fano. Oh, l'indiana, vedo che l'indiana non ha paura. Allora all'indiana gli chiediamo come si chiama. Giulia. Giulia, allora sei pronta per questo carnevale di Fano? Sì, sono pronta. Sì. Sai che ci saranno le Winx oggi? Sì. Sì, l'ho visto prima. Da come mi hai detto, le guardi le Winx? No, non le guardo più. No, non le guardi. Prima però le guardavi. Sì. Bene, allora buon carnevale. Grazie. Allora ci spostiamo piano piano. Io ho visto un Super Mario carinissimo. Ma prima voglio far vedere una sirena che è arrivata qua, è venuta direttamente dal mare. Direttamente dal mare, una sirena splendida. Come si chiama? Deva. Dai, no, no, dillo. Come si chiama? Deva. Deva. Allora almeno fatti solo vedere, perché sei veramente bella. Tra l'altro, a proposito di sirena, a proposito di mare, anche il mare sarà protagonista oggi del carnevale di Fano, perché a mezzogiorno preciso inizierà il carnevale in SUP, che è una mascherata molto particolare sull'acqua con il SUP, e anche noi lo seguiremo con le nostre telecamere, quindi invito anche chi ci sta guardando adesso da casa a muoversi, perché a mezzogiorno preciso dal Lido partirà questa insolita mascherata che sicuramente seguiremo insieme. Allora io direi a questo punto di avvicinarci piano piano e cominciamo a presentare anche i protagonisti di questa sfilata di questo 31 gennaio 2016. Io come sempre vedo all'opera le giacche rosse dell'ente carnevalesca, e all'opera come sempre Nino Buonazzelli. Questa domenica nuovi protagonisti e nuove scuole. Nuove scuole, sì. Si sono inserite ancora nuove scuole messe Pieve Nerini di Fano, Luigi Rossi, scuola elementare Luigi Rossi, e poi la scuola materna di Bellocchi, oltre le altre scuole che già c'erano, le maestre Pie di Marotta, e poi c'è il gruppo Apego e c'è il gruppo del UNICEF, che partecipa per la prima volta alla sfilata in questo momento qua, e l'avremo anche la prossima domenica. Subito c'è Montegranaro, che partecipa anche stavolta alla sfilata, e abbiamo veramente un sacco di gruppi, e siamo molto contenti, anche perché siamo passati dal sole anche oggi, ed è veramente una bella soddisfazione vedere tanta gente che già dal mattino segue il carnevale dei bambini. Il carnevale dei bambini è importantissimo, è un lancio per il carnevale del 15 con i carri maestosi. Abbiamo mascherate dei bambini, carri di seconda, il pupo e bande, ed è veramente una cosa entusiasmante. E soprattutto questa domenica le Winx che sono sbarcate a Fano. E ci sono anche le Winx che sfileranno con noi sia stamattina che nel pomeriggio, ed è veramente un piacere accoglierle e avere con noi questo ospite d'onore, che faranno piacere sia a loro la partecipare al carnevale di Fano, sia a noi come ospiti d'onore in questa manifestazione. Grazie Nino Buonazzelli, vicepresidente dell'ente carnevalesca, buon lavoro, perché qui sta per partire la sfilata. Stanno arrivando anche le Winx, ci dicono. Allora, continuiamo a essere in diretta, vediamo di riuscire a prendere la sfilata piano piano dall'inizio. Non è facile, perché Viale Gramsci già è gremitissimo di gente. Allora, abbiamo parlato di mascherate nuove in questa domenica 31 gennaio. Ecco, allora, abbiamo parlato di UNICEF come mascherata, siamo in diretta su Fano TV. Ecco, UNICEF non manca anche in questa domenica 31 gennaio, sì, a divertirsi, ma anche a dare un messaggio importante. Sì, un messaggio importante per difendere i diritti dei bambini, per ricordarsi che tutti i bambini hanno i diritti, in particolare quest'anno con la scuola dell'infanzia di Enzo Berardi di Sant'Orso. Abbiamo preso come argomento la nutrizione, perché l'articolo 27 dice che tutti i bambini hanno diritto a una sana nutrizione. Nutrirsi tutti, ma sani tutti. Allora ci portiamo avanti, perché è arrivata ufficialmente la sfilata, e soprattutto naturalmente aperta dalla banda Città di Fano, che sta sfilando alla mia destra, e naturalmente aperta dalle autorità, dal sindaco di Fano Massimo Seri, dal vice sindaco Stefano Marchesani e dal presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini.
È partito ufficialmente il Carnevale dei Bambini 2016, siamo in diretta su Fano TV, ci stanno guardando comodamente dal divano di casa i nostri telespettatori. Allora Presidente, è partita questa grande domenica, questo grande connubio con le fatine di Loreto. Diciamo che le fatine quest'anno ci stanno portando veramente tanta fortuna, perché appena iniziata questo Carnevale dei Bambini del mattino e Viale Gramsci è già pieno, pieno di gente, la piazza ugualmente. Che dire, si prospetta anche oggi una giornata da record, il Carnevale di Fano. Bello da vedere e soprattutto dolce da gustare. Veramente siamo alla grande e approfitto di Fano TV per ringraziare tutti coloro che collaborano alla riuscita di questa grande manifestazione. Mi rivolgo a tutte le forze dell'ordine, Protezione Civile, Croce Rossa e i 600 volontari che gestiscono assieme alla Carnevalesca questo grande evento della nostra città, il Carnevale di Fano, il più bello del mondo. Allora, indiscrezioni ci hanno detto che abbiamo tolto le ali alle Wings e le abbiamo messe in macchina oggi a Carnevale di Fano. L'abbiamo messa in macchina perché avevamo paura che volando troppo in alto i bambini non riuscivano a vedere. Allora gli abbiamo tolto le ali e così i bambini le possono abbracciare. Grazie Presidente, naturalmente scambiamo due parole anche con il Sindaco di Fano, che sta aprendo questa grande sfilata ancora una volta baciata dal sole al Carnevale di Fano. Beh, oggi possiamo dire che con le Wings il Carnevale sta volando talmente alto che c'è tantissima gente. Prima ho provato ad alzarmi in punta di piedi e vedo un fiume di teste nere, veramente tantissima gente, qui siamo nella stagione dei record. Tanta gente così non si è mai registrata al Carnevale nella storia del Carnevale. Significa che le scelte fatte sono vincenti, ma soprattutto se marchi leader scelgono il Carnevale di Fano, un motivo c'è. E la risposta è stata una risposta straordinaria, il sole ci aiuta. È veramente lo spirito di festa del Carnevale che si respira. Tanti bambini che si divertono, si mascherano, tante alette che girano per il viale. Veramente grande soddisfazione, e coloro che sono a casa sul divano io dico venite giù perché c'è il clima giusto e vi perdete qualcosa, per cui vi aspettiamo tutti in Viale Gramsci. Questo è l'invito del Sindaco di Fano, naturalmente scambiamo quattro chiacchiere anche con il Vice Sindaco Stefano Marchegiani. Ecco, una giornata da cominciare col sorriso dove i protagonisti sono i bambini, un'amministrazione che ha creduto tanto sul Carnevale, e vedere questo bel risultato credo che sia motivo d'orgoglio per l'amministratore. Assolutamente, nella città delle bambine e dei bambini oggi è una giornata particolare, come diceva lei, perché le Wings sono il cuore di tutte le piccolissime e delle famiglie. Uniamo la spettacolarizzazione per i più grandi con la famiglia in una giornata magnifica. Un rilancio del Carnevale, dobbiamo dire, dare merito alla Carnevalesca del grande lavoro e dell'intuizione della promozione, ma un lavoro che poi ci guarda in prospettiva per migliorare sempre di più, per lavorare anche sulla creatività che potrebbe essere uno dei brand di Fano, Fano città della creatività grazie al Carnevale. Anche. Grazie Vice Sindaco, buon Carnevale. Naturalmente salutiamo anche il vicepresidente dell'ente Carnevalesca Leonelli, che ha un po' tesserato, diciamo, tutte le marche più o meno, ha tesserato anche Wings, girano voci che ha tesserato anche le fatine. Ci stiamo provando, ma una l'abbiamo già fatta, adesso mancano le altre cinque. Volevo fare un ringraziamento a tutti quelli che già si sono tesserati. Do un'anteprima solo per gli spettatori di Fano TV: abbiamo già battuto il numero di tesserati dell'anno scorso, quindi in solo un mese e mezzo siamo già a 1226 soci, quindi probabilmente questo fatidico 2000 per l'estate ci arriveremo. E non è poco. Grazie a tutti ancora. Buon Carnevale. E vi aspettiamo qui in Viale Gramsci fino a stasera alle 7. Ciao a tutti. È cominciata ufficialmente la sfilata e sfila la banda Città di Fano. E stanno arrivando anche le Wings. Le Wings che ci aspettano e sono in macchina. Dopo la banda finalmente sveleremo. E faremo vedere ufficialmente. Eccole qua che appena finirà la banda sono ufficialmente sbarcate al Carnevale di Fano le Wings. L'avevamo detto che non erano con le ali ma erano in macchina. Ecco che ci salutano ufficialmente, siamo in diretta dal Carnevale di Fano.
voi che ci state guardando comodamente dal divano di casa, stanno sfilando le famosissime fatine che ci salutano, siamo in diretta su Fano TV. Ecco le tre fatine, allora vediamo se le riconosco. Allora c'è Stella, Flora e Bloom. Ho studiato, sono Stella, Flora e Bloom. Andiamo a conoscere anche le altre tre fatine che mancano. Vediamo se mi ricordo, dovremmo essere Aisha, Musa e Tecna, credo. Aisha, Tecna e Musa, giusto? Ho studiato. Siamo in diretta, un bel saluto direttamente dalle Wings, che soprattutto aspettano tutte le bambine oggi pomeriggio al Carnevale di Fano. Ecco qua, ancora gruppi folcloristici al Carnevale di Fano. La grande sfilata del Carnevale dei Bambini è cominciata alla grande con le famosissime fatine del Rainbow Studios. E piano piano sta continuando la sfilata e arriva il pupo ufficiale di quest'anno, che è Re Carnevale alla Fano dei Cesari. Prosegue la sfilata e andiamo a conoscere i volti dei bambini che stanno guardando stupiti questa splendida sfilata. Ecco, ne avevamo parlato poco fa. La mascherata è UNICEF con gli splendidi rumori dei bambini che ci ricordano l'importanza dei diritti. Facciamo delle belle riprese perché meritano veramente. Sono tantissimi. Una bellissima onda blu dell'UNICEF qua al Carnevale di Fano. E naturalmente non possono mancare ancora le mascherate degli uomini sui trampoli, ma mentre passano io vedo delle maschere bellissime, una bambina che è prontissima a dirci il proprio nome e soprattutto a tirarci un po' di coriandoli. Vediamo un po', allora, come ti chiami? Elisa. Elisa, ma quanto sei bella, facci un bel giro, facci vedere questo vestito, sei bellissima. Sai che, hai visto che sono passate le Wings prima? Sì. Allora adesso ci guardi là nella telecamera e ci tiri questi coriandoli, vai, bravissima, buon carnevale. Sta scorrendo la sfilata, è passato anche il carro collegato con Costa Parchi. Ed ecco che passa No Cupcake, No Carnival, mascherata a piedi. Qua il Carnevale dei Bambini. E la novità di quest'anno, Carnival Street Band Jazz. Col collegamento tra il Carnevale di Fano e Festival Jazz. Ed ecco che arrivano i piccoli sportivi mascherati che stanno scorrendo. E dei protagonisti che abbiamo già incontrato domenica scorsa, che sono appunto le maestre Pia Venerini di Marotta, che ci ricordano l'importanza di mangiare bene. Scusate, noi ci inseriamo in mezzo alla sfilata. Facciamo vedere questi splendidi frutta e verdura che stanno sfilando al Carnevale di Fano. Allora io vedo una coccinella bellissima, una coccinella, come si chiama? Come ti chiami? Annalisa? Annalisa. Annalisa, sei bellissima, sei una coccinella stupenda, buon Carnevale. Grazie. Ciao. Ecco quella che è stata chiamata la mascherata più colorata e più movimentata del Carnevale di Fano. Associazione Monte Granaro, che naturalmente non poteva mancare anche quest'anno al Carnevale di Fano.
Vediamo se riusciamo a conoscere un altro protagonista. Ecco la mascherata di Montegranaro, che naturalmente sta sfilando con i suoi colori. E vedo una maschera coloratissima. Coloratissima. Come si chiama questa bimba? Carlotta. Carlotta. Hai visto che sono passate le Winx prima? Sì. Le conosci le Winx? Sì. Allora oggi pomeriggio ti aspettano perché saranno al carnevale. Poi in piazza faranno uno spettacolo per tutte le bambine, lo sai? Sì. Ci fai un bel saluto a Fano TV. Ciao. Ciao Carlotta, buon carnevale. Anche a voi. Ecco che sta scorrendo la mascherata di Montegranaro e arrivano i coriandoli. Salutiamo anche Daniele Santinelli che ci fa un po' di scenografia in questo carnevale. Ma carnevale, ogni scherzo vale. E noi salutiamo la scuola Venerini di Fano, che ci ricorda il grande libro della natura. Allora ci saranno i vari simboli della natura che sfilano qua al carnevale. Cominciamo naturalmente con Aria. Noi con le nostre telecamere abbiamo fatto visita anche alla scuola Venerini e mi sono fatto amico le maestre e i bambini, e soprattutto c'è una maestra che mi ricorda un po' la Winx Stella. Allora la maestra Laura. La maestra Laura, che abbiamo tra l'altro già incontrato a scuola. Sì. Allora, come è nata questa idea di questa mascherata? Siamo in diretta su Fano TV. È nata perché noi quest'anno facciamo la natura, gli elementi della natura, e quindi abbiamo pensato di fare tutto a tema, la mascherata sulla natura, aria, acqua e terra. Fuoco no? Fuoco l'abbiamo lasciato. Il fuoco già ce l'abbiamo perché oggi sì, è caldo. Siamo noi. Il fuoco siete voi. Su. Sì. Sì. Grazie maestra, buona sfilata. Andiamo pure avanti. Bambini, fate un saluto forte a chi ci sta guardando. Questa è la carica dei bambini. La carica dei bambini della scuola Venerini di Fano, che stanno sfilando, e naturalmente dopo aria arriva acqua. Quando passa fate passare su. Ecco qua che anche noi con le nostre telecamere passiamo, entriamo dentro l'acqua ufficialmente, ed ecco tantissimi pesciolini, tantissime goccioline. Allora io vedo un pesciolino qua davanti, vorrei sapere il nome di questo pesciolino. Pietro. Sei molto bello come pesciolino. Sì. Andiamo pure avanti bambini, andiamo pure avanti. Fate un bel saluto forte a Fano TV che ci stanno guardando. Salutiamo anche la maestra Goccia. Maestra Goccia, sì. Allora maestra, questi bambini, tante gocce in un grande mare del carnevale di Fano. Ah, noi siamo tantissime, siamo gocce, siamo stelle, perché facciamo aria, acqua e terra. Siamo il libro della natura della scuola Venerini di Fano, e quindi siamo scuola primaria e scuola dell'infanzia. Bene, bene, allora buon carnevale, buona sfilata a tutti questi bambini che sono veramente un mare di questi bambini. Che stanno scorrendo al carnevale di Fano, e naturalmente dopo l'acqua arriva anche la terra, che non poteva mancare in questa giornata così importante. E qua nella terra vediamo altri protagonisti, predomina il verde. Allora maestra, cosa troviamo intorno a noi? Tantissimi bambini vestiti da fiorellini, da bruchi e da foglie. Allora, i protagonisti della terra. Allora, deve parlare un bambino che ci tiene tantissimo. Vieni pure. Allora, Sergio si tiene ad andare in diretta e ci vuole fare un bel saluto a chi ci sta guardando da casa. Non capisco nessuno. Dici ciao. Ciao. Ciao Sergio, ciao a tutti i bambini della scuola Venerini. Ecco che passano i fiorellini, ecco che passano i bruchi. Ecco che ci salutano tutti i bambini della scuola Venerini di Fano che stanno scorrendo. E insieme salutiamo naturalmente anche tutte le maestre e tutti i genitori che l'hanno accompagnato. Veramente un Viale Gramsci così di mattina non si era mai visto. Ecco che sta scorrendo il carro dedicato al Festival del Brodetto. E dietro a questo carro scopriremo un'altra mascherata, che non avevamo presentato domenica scorsa. Ecco qua la scuola primaria Luigi Rossi, dal titolo alla Fanese, da Che Monde Monde. Ecco qua, delle mascherate bellissime, veramente degne quasi dei nostri maestri carristi. E io voglio parlare con una maestra, mi metto tra una maestra e l'altra se è possibile.
Andiamo dal maestro, mi dicono. Allora, se riusciamo, piano piano ci avviciniamo verso il maestro che ci spiegherà questa mascherata e come mai questo titolo alla Fanese. Allora, da che mondo è mondo? Va bene, abbiamo scelto il sole e la luna come simbolo del maschile e femminile che nella volta celeste si inseguono, si rincorrono senza mai arrivare veramente, no, al contatto. Però da questo continua ricerca di equilibrio scaturisce tutta la bellezza che vedete dietro, no? Tutti i corpi celesti. Bene, grazie. Il maestro come si chiama? E poteri Massimiliano. Grazie maestro Massimiliano, buona sfilata. Allora bambini, tiriamo su, facciamo vedere, scuotiamo, facciamo vedere queste mascherate. E passano anche i bambini del Luigi Rossi e continua questa diretta direttamente da Viale Gramsci di Fano, questo carnevale dei bambini. E vediamo piano piano che si sta avvicinando altri protagonisti della sfilata, una sfilata infinita in questa mattina, tantissimi protagonisti che vi stiamo raccontando in diretta. La scuola dell'infanzia di San Sebastiano, opera Don Orione. Allora, parliamo con qualche protagonista, ecco qua. Allora, siamo in compagnia di? Suor Luisa. Suor Luisa, allora, l'idea di questa mascherata? Questa idea qui è un'idea che è partita proprio dalla scuola e abbiamo i genitori e anche le famiglie che si sono così impegnate e vediamo dei bei colori e soprattutto vediamo anche questi corvi che danno questa allegria con queste lune. E ringrazio proprio tutti i genitori perché penso che sia molto importante la collaborazione con i genitori. E noi ringraziamo voi per questi vestiti veramente coloratissimi che stanno dando vivacità al nostro carnevale. Grazie. Buona sfilata e buon carnevale. E io voglio conoscere qualche corvo, almeno sapere qualche nome. Bimbi, allora i nomi. Luna. Luna? Ciao Luna, salutaci, siamo in diretta su Fano TV. Andate pure avanti bambini, andate pure avanti perché qui ci sono mascherate coloratissime, movimentate. E non solo i piccoli si mascherano, ma soprattutto anche i grandi. E io voglio fare una bella intervista a questi grandi che sono tornati piccoli al carnevale. È una bellezza il carnevale, è la festa di grandi e piccini. Buon carnevale a tutti e buona domenica. Bene, buon carnevale a voi. Ecco che continuano a sfilare questi corvi che non sono neri però ma sono coloratissimi e stanno dando tantissima allegria al carnevale di Fano. Ecco qua che scorrono, ecco qua che scorrono ancora tantissimi protagonisti, veramente tantissimi i protagonisti di questa giornata di carnevale che sta scorrendo. Ecco qua, ancora salutiamo Nino Bonazzelli, questa grande sfilata che è partita. Le Winx dicono che sono già arrivate al Pincio e stanno facendo delle magie incredibili. E noi salutiamo ancora gli amici di Acqualagna. Un baule pieno di giochi, un baule pieno di tantissime cose. E io voglio come sempre far vedere qualche protagonista, qualche maschera. Allora, ci dici il tuo nome? Diego. Diego. Quanti anni hai, Diego? Quattro? Quattro anni. Ah, ma sei grande già ormai. Faccio un bel saluto. Saluta. Ciao, buon carnevale. Ciao. Ecco allora, stanno sfilando, siamo arrivati quasi agli sgoccioli, sono rimasti pochissimi minuti di diretta, ma voglio presentarvi una mascherata un po' strana. Sapete che a Fano è stata famosissima il film Gli Sbancati e invece qua al carnevale dei bambini di Fano ci sono gli Sbiancati. Adesso vediamo un po' cosa stanno facendo, tra l'altro sottotitolo Quanti Imbrutti. Allora, qua abbiamo delle figure un po' particolari. Allora, perché io qua ho una telecamera davanti e soprattutto una telecamera dietro, un microfonista. Allora, per la prima volta un cameraman di fianco a me. Il tuo nome? Spetim. Ciao, allora facci una bella ripresa da una telecamera di Fano TV alla vostra. Okay. Loro sono gli Sbiancati, io ho due microfoni per la prima volta. Questo succede solo al carnevale di Fano, grazie al centro Gas Gas che sta sfilando al carnevale dei bambini. Salutaci col megafono. Buongiorno. Allora adesso io l'ultima cosa,
ci fai un bel check perché è partito ufficialmente il Carnevale di Fano così. Salutiamo gli sbiancati. Salutiamo gli sbiancati, siamo quasi alla chiusura di questa diretta, ma voglio presentarvi un altro connubio, il Carnevale Antiliese, direttamente dal Piemonte, da Cuneo. Da Cuneo, Carleve Veiemat, alle vendusel materas, per catese paghe ving, bagna cauda e tajarin. E sono gli auguri più sinceri che facciamo a tutti quelli del Carnevale di Fano. Sono sincero e genuino come una bottiglia di grignolino, sono allegri, sono alla mano come un bicchiere del nostro quagliano, e chi vuole essere lieto, lieto sia, e viva il Carnevale, grazie! Come si dice in piemontese buon Carnevale? A tutti gli amici fan, buon Carneve! A tutti gli amici fan, buon Carneve! Hai parlato anche il piemontese. Carnevale, esatto, e noi siamo felici di essere qua perché il vostro è un Carnevale bellissimo. E soprattutto Fano è la città della fortuna, è una città bellissima che va visitata sia per il Carnevale sia per la sua storia. Quindi siamo felicissimi, un'esperienza da raccontare, come si dice. Salutateci tutti gli amici del Piemonte, buon Carnevale! Allora a tutti gli amici, Cerea, da Biscaia alla Bella Antiglia, ciao! E questa è l'allegria che richiama anche il Barbera, da qui se ne è bevuto parecchio, credo. E direi di concludere questa diretta passeggiando ancora per Viale Gramsci con alle spalle questo carro coloratissimo dove si vede naturalmente chi sono i veri protagonisti di questa sfilata, che sono i bambini. Abbiamo visto sfilare le Wings, tra l'altro ricordo a tutti i bambini che ci stanno guardando da casa che da questo momento in poi ci sarà il Wings Village alla zona, per intendersi, l'inizio della sfilata vicino alle scuole Corridoni, dove tutte le bambine potranno diventare Wings e soprattutto potranno conoscere le protagoniste. Le Wings ci saranno anche oggi pomeriggio alle 15 sul Sambodromo Fanese e soprattutto alle 18 saranno in piazza per uno spettacolo particolare ad hoc per il Carnevale di Fano. Noi concludiamo da qui questa diretta e da questo momento in poi noi spegniamo le telecamere, ma voi alzatevi dal divano e venite qua a Viale Gramsci perché c'è uno spettacolo incredibile e soprattutto ricordo che alle 12 c'è il Carnevale in SUP direttamente dal Lido. Io ringrazio ancora una volta i protagonisti di questa diretta che sono i bambini, ma sono anche i miei collaboratori, grazie a Cristiana Guerra, grazie a Francesco Salvago che riesce a fare un numero tra uno spettatore e l'altro del Carnevale, grazie a Andrea Marcelli in regia e come chiudo sempre, buon Carnevale a tutti, ciao!